Sono Elena Veschi, sono amministratore unico dell'azienda Umbra Plast. Ci occupiamo della produzione di imballaggi in plastica e ad oggi anche materiale biodegradabile dal 1969. L'azienda appunto è stata fondata da mio padre. Da piccola piccola volevo fare l'esploratrice, quindi insomma abbastanza anomala. Poi invece l'agente di borsa. Ho fatto un nuoto agonismo anche per diverso tempo, quindi effettivamente era il nuoto, ecco, a livello di sport mi impegnava abbastanza e anzi forse anche dal punto di vista scolastico rendevo più quando facevo agonismo piuttosto che quando ho smesso, perché poi avendo troppo tempo a disposizione non sapevo gestirmelo. Purtroppo oggi il tempo a disposizione invece è sempre molto carente. Comunque le letture e i miei sport rimangono sempre il nuoto e il tennis e i viaggi, ecco, amo molto viaggiare. La prima cosa importante che ho imparato sono stati sicuramente i sistemi di software aziendali. La parte poi più bella, non soltanto del mio lavoro, ma sicuramente anche dei miei colleghi, è che l'imprenditore è comunque sempre dinamico. È un problem solving quotidiano e quindi c'è sempre anche molta creatività, innovazione, devi costantemente essere alla ricerca di tutto, prendere spunto dai media, da qualsiasi cosa. Anche da una semplice chiacchierata, magari può essere una fonte di informazioni notevole per poi portarla all'interno delle nostre imprese. L'innovazione è una ricerca continua e costante di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi approvvigionamenti, ma io credo che noi innoviamo costantemente all'interno delle nostre aziende e a volte non ce ne rendiamo nemmeno conto. È un giusto carburante per una longevità aziendale, l'innovazione. Sono cambiate tantissime cose in effetti nel mondo degli imballaggi, in primis anche la legislazione, perché il prossimo anno, tra l'altro, gli scioperi in plastica saranno pressoché aboliti. Adesso entra l'era della green economy e quindi del biodegradabile, questi prodotti biodegradabili la cui materia prima è fondamentalmente o l'amido di mais o amido di patata, comunque appunto prodotti naturali che poi vengono rimessi all'interno del ciclo produttivo attraverso il compostaggio, quindi viene fatto l'humus. Per quanto riguarda la mia azienda, in effetti l'uso dei materiali biodegradabili credo che sia un'innovazione appunto anche dal punto di vista dell'eticità dell'azienda e poi anche della responsabilità sociale, perché in effetti sono tutti materiali non inquinanti. Noi abbiamo preso anche una certificazione proprio per il prodotto finito biodegradabile in Belgio, lo Kevin Cott, che certifica e attesta appunto l'eticità del prodotto biodegradabile. Sicuramente dal punto di vista ambientale, sia appunto la regione che comunque gli imprenditori sono molto accorti anche nel costruire le aziende che rispecchiano poi un andamento delle stesse colline, perché effettivamente la natura in questo ci ha aiutato, anche se lì bisognerebbe poi anche incrementare dal punto di vista turistico quel segmento di mercato lì umbro, che secondo me c'è ancora molto da fare. Il contatto con il territorio è effettivamente continuo, quotidiano e costante, quindi le aziende fanno molto per il territorio locale, sia le aziende di piccole dimensioni che le aziende di grandi dimensioni, e sono anche comuni, paesi molto piccoli, in cui c'è un contatto quotidiano praticamente anche con gli abitanti stessi, ci conosciamo un po' tutti. Se dovessi avviare una nuova attività dal punto di vista economico, sicuramente l'avvierei nella green economy o comunque nel campo delle telecomunicazioni, un campo abbastanza innovativo. Dal punto di vista mio personale, è ovvio che poi essendo una donna uno è sempre coinvolta in quello che è il campo della moda. Un giovane per immettersi nel mercato di lavoro oggi secondo me deve essere più che laureato. Avere principalmente un master, sapere l'inglese alla perfezione, quindi soprattutto un invito ai ragazzi di guardarsi intorno, non soltanto in Italia perché ormai siamo sempre un paese molto piccolo appunto territorialmente, andate via, andate all'estero, fate delle esperienze lavorative anche come camerieri.